Le prospettive della gestione dei rifiuti urbani in Campania. È questo il titolo del convegno che si è tenuto sabato 27 maggio a Pozzuoli, presso Palazzo Toledo, un evento importante alla luce della legge regionale numero 14 del 2016 che ridefinisce il riassetto della governance attraverso l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché l'organizzazione e lo svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione dell'ente d'ambito. È una sfida importante che dovremo provare a rendere quanto più indolore possibile per i cittadini, perché le fasi di transizione, come è noto, sono complicate. Stiamo facendo un buon lavoro con la stretta collaborazione della Regione Campania, c'è un coordinamento anche tra i presidenti del lato, proviamo a fare bene, a fare meglio di quanto è stato fatto in precedenza. Durante il convegno si è parlato dell'esempio Pozzuoli, quale esperienza virtuosa di comune riciclone campano balzato alle cronache nazionali per gli importanti risultati raggiunti nonostante le difficoltà che gli addetti alla raccolta incontrano quotidianamente. Le difficoltà sono le criticità che noi abbiamo sempre incontrato e continuiamo a incontrare. Attualmente sono un attimino in misura inferiore rispetto a prima, ma parliamo sempre di difficoltà nella differenziazione dei rifiuti alla base, che è quella dell'utenza domestica, e che in effetti poi si ripercuote un attimino sul ciclo di raccolta e fa sì che più delle volte ci ritroviamo con rifiuti che non possono essere raccolti perché non conferibili poi agli impianti di smaltimento. Quindi ci vorrebbe forse una maggiore, più capillare informazione? Ma infatti questo evento e quello che faremo a seguire si colloca proprio in questo contesto, cioè il nostro obiettivo è quello di essere sempre al servizio del cittadino e del territorio sulla base di quelle che possono essere informazioni sulla raccolta, informazioni di sensibilizzazione che noi saremo lì a fornire e proprio che sono propedeutica ad un'attività di raccolta fatta così come si deve. Tra i temi trattati, quello di una raccolta differenziata intesa anche come un'opportunità di guadagno, come afferma Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania. È fondamentale che i cittadini sappiano perché farla, rientrando in un discorso generale di migliore qualità della vita, migliore qualità sociale, migliore qualità economica dei territori. I rifiuti per anni, soprattutto in Campania, hanno rappresentato un grandissimo problema, molto spesso un pericolo, quando smaltiti in maniera illegale. Il fenomeno ancora sussiste, ma è più contenuto ed è evidente che ormai è nella percezione di tutti, nella consapevolezza di tutti, che quello non si deve fare. Bisogna spiegare le ragioni profonde, perché fare una buona raccolta differenziata rappresenta anche un'opportunità economica, sia perché i materiali, quelli che noi impunemente chiamiamo a volte rifiuti, hanno un valore, sia perché ottimizzare il servizio significa pagare di meno, ma poi avere città pulite, efficienti, significa vivere meglio e soprattutto destinare le risorse che molto spesso erano sprecate in questo settore per altri servizi fondamentali per la popolazione, per i cittadini.